tra noi una persona che lavora alla Camera dei Deputati da anni e sono convinta che nel sentirmi dire queste cose sente un fondo di verità, perché le cose sono parecchio cambiate, sono cose percettibili, sono visibili, perché si tratta della vita interna a quei palazzi, però vi posso assicurare che la presenza di cittadini onesti che pretendono che le cose vadano in un certo modo ha paralizzato tutta una serie di dinamiche che prima del nostro arrivo davano vita a quei palazzi in modo molto, molto libero, no? C'era una grande libertà. Da quando siamo arrivati noi ci pensano un po' di più. E anche io non avevo contezza, anche io non avevo la percezione di queste cose. Ma in questo ultimo anno e mezzo sono stata avvicinata spesso da assistenti parlamentari, sono quei signori che vedete in Ivrea, no? Che, come dire, attendono ai lavori, no? Nelle aule, nei palazzi. Ci hanno avvicinati e ci hanno ringraziato per quello che stavamo facendo e ci hanno, come dire, aperto una finestra e ci hanno resi consapevoli del lavoro invisibile, no? Che noi facciamo dando l'esempio, perché anche dare l'esempio è importante, giusto? Perché quando mio papà mi diceva tu da grande non devi fumare, e io vedevo fumare, io mi chiedevo ma perché mi dice che non devo fumare e non fuma? Sta tutta qui la cosa, no? Bene, allora dare l'esempio è fondamentale. Noi con il nostro esempio abbiamo veramente cambiato la vita in quei palazzi. Chiaro che non abbiamo rivoluzionato la vita di quei palazzi, perché un'altra cosa che dovete sapere è che ahimè il problema non sta solo all'apice, cioè non è solo il parlamentare il problema, non è solo ripulire il Parlamento delle persone che non sono onestre. Il problema è che sotto c'è un iceberg che è costituito dai funzionari, dai dirigenti dei ministeri. Ecco, all'interno di questa categoria non si trovano tutte le persone per bene, ce ne sono tante, ma non sono tutte. Spesso però queste persone sono quelle che scrivono i testi dei provvedimenti, sono quelli che intrattengono i rapporti con le lobby. Allora voi capite il grande lavoro che tutti noi siamo chiamati a svolgere. Io sono nella commissione che si occupa, come dirà, di tre settori che sono quelli che spesso sono vittime dei tagli, sono i tagli, no? Alla spesa, che sono la scuola, i beni e le attività culturali, l'università e la ricerca scientifica. In più in questa commissione ci occupiamo anche di spettacolo, di sport e adesso di turismo, insieme alla commissione per le attività culturali. Ora, noi in commissione abbiamo fatto delle bellissime cose, ve le voglio raccontare, perché così poi voi, quando parlerete con i vostri amici, con i vostri conoscenti, con chiunque, di quelli che ancora hanno dei timori, no? Nei confronti dei 5 Stelle, perché chiaramente ricevono solo le notizie che trovano nei media tradizionali, e poco sanno invece di quello che viene fatto. Allora voi avete questa funzione fondamentale di portavoce, no, voi siete i nostri portavoce in questo caso. Allora, come commissione scuole, entro subito nell'attualità, una delle cose belle che abbiamo fatto durante la legge di stabilità, che sapete è la legge finanziaria, no? Quella con la quale il governo programma le sue spese, i suoi investimenti per il triennio successivo. No, si chiamava legge finanziaria, adesso si chiama legge di stabilità. Bene, durante la stabilità del 2013 alla Camera dei Deputati i miei colleghi della Commissione hanno fatto passare un emendamento col quale si introduce la possibilità di destinare una quota dell'8 per mille che noi destiniamo allo Stato. Voi sapete che una quota di questo 8 per mille che noi destiniamo allo Stato è suddivisa tra vari temi, c'è la fame del mondo, i beni
bisogno dei famosi decreti attuativi. Noi in Italia siamo indietro con i meloni. Chi ha abitudine di leggere il Fatto Quotidiano ricorderà un bell'articolo in cui appunto si denunciava il fatto che ancora devono essere emanati tantissimi decreti attuativi per fare in modo che tante norme abbiano applicazione nella nostra vita reale. Bene, il governo Renzi ancora non aveva fatto questo provvedimento per fare in modo che appunto questa quota fosse effettivamente destinata all'edilizia scolastica. Con un po' di pressione finalmente si è dato una mossa, ha fatto questo provvedimento, però la scadenza era fissata per il 30 di settembre. Ora voi capite che mettere al vaglio dei pareri delle Camere un provvedimento la seconda metà di settembre, quando la scadenza è il 30, quando tu devi fare dei moduli da spedire poi nei vari comuni per fare in modo che le scuole attraverso questi moduli possano richiedere il finanziamento, cioè i tempi erano veramente. In più c'è stato un altro problema, che in questo provvedimento hanno infilato un paragrafetto, una frasetta, che prevedeva che una parte di questa quota destinata all'edilizia scolastica, non solo per il rinnovo degli edifici, ma anche per l'efficientamento energetico, perché l'efficientamento energetico e i costi dell'energia sono uno dei problemi centrali. Ogni giorno noi sentiamo parlare, no? Del problema dell'approvvigionamento delle fonti energetiche, no? E quindi della necessità anche dell'efficientamento se vogliamo risparmiare la nostra spesa, i soldi che spendiamo nell'energia. Che cosa hanno fatto? Hanno messo questa frase dicendo, ecco, sì, e poi una parte di questa quota sarà destinata al fondo degli edifici di culto. Perché? Perché una parte degli edifici posseduti da questo fondo, secondo loro, era destinata ad accogliere scuole statali. Siccome noi avevamo un timore che in realtà dietro a questa frasetta si celasse un qualche aiuto a qualche amico, cosa abbiamo fatto? Abbiamo chiesto chiarimenti e quindi il passaggio di questo provvedimento chiaramente è rallentato, ma non è rallentato perché noi non volessimo far passare questo provvedimento che recepiva un nostro emendamento, figuratevi se siamo tutti, no? Però volevamo vederci chiaro, perché il diavolo si annida nei dettagli, ricordatevelo. Ogni volta che leggete un testo di norma, guardate sempre bene l'italiano, guardate sempre bene dove sono le virgole, dove sono i punti, perché lì si annida il diavolo. Allora noi abbiamo imparato, in un anno di Parlamento abbiamo imparato a leggere queste proposte e abbiamo chiesto una verifica, abbiamo detto scusate, voi volete fare questa cosa, allora ci fornite l'elenco degli edifici afferenti a questo fondo nei quali ci sono delle scuole statali, e abbiamo scoperto che esiste un solo edificio non reale. Allora abbiamo detto scusate, però visto che ci sono già dei fondi destinati all'edilizia scolastica per tutti, perché proprio vogliamo mettere questa cosa qua dentro? Ragioniamoci. In più abbiamo chiesto una proroga, perché la scadenza, vi ho detto, era il 30 di settembre. Non ci sarebbe stato tempo per fare moduli, per spedirli, per permettere alle scuole di partecipare. E abbiamo ottenuto anche la proroga al 31 di ottobre. E questa, perché poi molto spesso ci dicono ah, perché voi mettete il bollino su tutto. Non è vero, noi mettiamo il nostro bollino sulle nostre vittorie. Secondo me è una corruzione, soprattutto con un governo come questo, che non dà spazio. Credetemi, io sono una persona, per chi mi conosce, non sono, sono una diciamo una persona che dialoga, cioè che parla, che vuole cercare di portare a casa dei risultati, che è anche disposta ad ascoltare quello che dicono gli altri, anche quando sono in cattiva fede, ma io ascolto perché mi devo fare un'idea. Però ricordatevi che con questo governo i margini di cooperazione per le opposizioni non esistono. Questo è un governo che non ascolta, che sminuisce e che umilia le opposizioni. Noi l'abbiamo vissuto in prima persona.
quando tu hai un'opposizione che è rappresentata da una forza politica nuova che mai è stata dentro il Parlamento, appellarsi alla prassi significa essere subdoli, perché tu ti appelli ad avvenimenti ai quali noi non abbiamo assistito, quindi tu ci togli la possibilità di dire no, non hai ragione, e di controbattere. Questa è la modalità con la quale questo governo ha a che fare con l'opposizione, e ve lo dice una persona dialogante, cioè non una persona che a prescindere non parla con nessuno. Quindi è un momento storico molto brutto, perché non dare spazio all'opposizione, non aprire un dialogo con l'opposizione, ma tacitarla sempre con metodi così subdoli, significa tutto sommato, essere in un paese che ha applicato il principio fondamentale, che è la democrazia. Una democrazia ci deve essere dialettica e alle opposizioni deve essere dato uno spazio consono per fare in modo di poter essere incisive, perché una forza di opposizione come la nostra può essere incisiva e dovrebbe essere incisiva se si rapportasse con un governo democratico. Questo è possibile, ma a spazio. Quindi noi abbiamo fatto questa cosa che è di grande attualità. Un'altra cosa, abbiamo caricato sull'ex una legge che porta la prima firma di una mia collega in grandissima, la Silvia Pignenti, e abbiamo caricato questa proposta di legge sul reclutamento e l'abilitazione degli insegnanti, perché questo è un grossissimo problema che noi abbiamo in Italia, è uno dei problemi più grossi che affligge la nostra scuola, perché va a incidere sulla continuità didattica. Quando tu non hai un personale stabilizzato, non garantisci a un bambino, a uno studente, di avere un insegnante che può portare avanti un programma negli anni, quindi non garantisci una continuità di formazione. E questi sono i risultati poi che abbiamo, perché avendo una scuola messa così, che non ha fondi, nella quale si continua a tagliare, che si autofinanzia, perché tutti i provvedimenti che adesso sono passati sulla scuola sono stati finanziati andando a tagliare dei fondi interni alla scuola stessa. Il problema del personale ausiliario, quelli che noi quando eravamo a scuola chiamavamo i bidelli o i segretari, no? Anche lì il problema è stato parzialmente risolto andando a tagliare le risorse dal fondo per il miglioramento dell'offerta formativa, che è un fondo, badate bene, col quale si finanziano i progetti extracurricolari, l'edilizia scolastica stessa, la disabilità. Noi viviamo in un paese che, per parafrasare un titolo di uno dei fratelli Cohen, l'Italia è un paese del disabile, eppure noi rispetto agli Stati Uniti siamo quelli che più investiamo in questo settore per fare in modo, no, che ci sia una apertura universale, una fruizione universale del nostro patrimonio artistico, ma anche un accesso universale all'interno della nostra scuola. Ma dove vanno a finire questi fondi? Non si sa. Perché siamo rimasti ancorati al concetto che la disabilità è la persona con la difficoltà di deambulazione, ma ci sono tante difficoltà, se non dico vedenti, incomudenti, ci sono quelli che magari hanno dei problemi cognitivi, ma non è detto che queste persone non abbiano dei talenti. Allora la scuola dovrebbe avere delle professionalità formate non per badare queste persone, perché questi studenti non sono persone da badare, sono esseri umani, no, ai quali deve essere garantito un percorso di sviluppo e di crescita, perché hanno dei talenti. Allora una scuola può essere una scuola, dovrebbe avere un personale formato. Renzi il 3 di settembre con uno sgarbo istituzionale che è molto luce della persona ha annunciato delle linee guida della buona scuola al posto della prima giornata, con grande sgarbo istituzionale, e ha annunciato questa buona scuola e ha detto che i provvedimenti partiranno dal 2015, perché chiaramente non ci sono i soldi, deve trovare i soldi, e ha fatto tutti i suoi belli annunci e ha annunciato che stabilizzerà 150.000 persone.
Lorenzo di spiegarci come pensano di stabilizzare in un anno 150.000 precari, quando una settimana prima il ministro Padoa aveva detto che c'erano ancora margini per tagliare il comparto della scuola. Allora bisogna anche che si mettano d'accordo il ministro e il nostro presidente del Consiglio. Uno non può dire una cosa e un altro fare un annuncio. È un annuncio. Per tornare alla nostra proposta di legge invece sul reclutamento e l'abilitazione, noi abbiamo fatto una proposta che prevede un reclutamento graduale che si esaurisce nell'arco di 6 anni, quindi una proposta più seria, ok? Coperta, con delle coperture certe. E poi prevediamo che in questa fase di transizione si trovi il sistema che potrebbe essere un concorso nazionale come unico metodo di abilitazione, perché il fatto che ogni ministro dell'istruzione abbia aggiunto uno strato con la propria riforma su quello che era preesistente, senza preoccuparsi di quello che c'era già, ha generato la giungla che c'è oggi. Quindi uno è stato abilitato perché ha fatto il concorso, l'altro si è abilitato perché ha fatto 2 anni di SIS, l'altro si è abilitato perché ha fatto il TFA, e tutti hanno un diritto, l'altro è abilitato perché ha più di 3 anni di servizio al diploma magistrale, e tutti hanno un diritto, giustamente. Allora anche questo, vivere in uno stato in cui tu non hai la certezza della norma, in cui tu un giorno sei a norma e un giorno dopo non lo sei più, perché cambia il governo, cambia il ministro e cambia il modo di abilitarsi. Ma come fa una persona a pensare a un progetto di vita? Come fa una persona a pensare a un progetto professionale se cambiano le regole in corsa? Non è una cosa seria. Michi ha perfettamente ragione. Questo vuol dire che devo smettermi di parlare. Però... erano debiti che sarebbero arrivati perché il programma era quello.
Arrivati noi non ci stavano bene questa modalità, ovviamente il secondo e il terzo stralcio di costruzione non possiamo assolutamente impedirlo, perché c'è un'azienda che ha vinto una gara e quindi si è aggiudicata questa gara qua per gli appalti. Noi cosa abbiamo fatto? Abbiamo rifatto il piano dicendo non costruiamo noi come comune e ci facciamo carico del rischio dell'invenduto, ma facciamo le opere di urbanizzazione, metteremo all'asta chi vuole edificare lì e si assumerà il carico della vendita per il secondo e il terzo stralcio. Dai 250 milioni previsti siamo passati a 185, quindi molti meno debiti in meno nel futuro. 70% di raccolta differenziata, siamo arrivati noi, la raccolta differenziata del Comune di Parma era del 46%, non è stato un lavoro facile, la raccolta differenziata veniva fatta a macchie di leopardo, in alcune zone in un modo, in altre non c'era. Quindi abbiamo portato la raccolta differenziata in tutte le zone come la volevamo noi, in quelle nuove. In quelle che la facevano col metodo vecchio, l'abbiamo convertita. Il metodo vecchio qual era la differenza? C'era un unico bidoncino giallo che era vetro, plastica, barattolato. Cosa succedeva? Quando raccoglievano e mandavano tutto dentro nello stesso camioncino che aveva il compattatore, rompeva il peso e il vetro inquinava la plastica e il barattolano. Quindi i materiali, quando dovevano essere inviati al riciclo, erano danneggiati, erano deteriorati. Facendo questa semplice separazione, mettendo le campane, di vetro, della raccolta del vetro e quant'altro, noi siamo riusciti a ottenere finanziamenti dal Comune per 500.000 euro in più, che sono andati a abbassare un po' le tariffe del raccolto differenziato per la gestione dei rifiuti di tutti i cittadini di Parma. Questa omogeneizzazione sul territorio ci permette il prossimo anno di introdurre una vera e propria tariffa puntuale. Ovvio che sarebbe bene che il governo puntasse il dito e cambiasse questa benedetta TARI, perché non so se a livello governativo se ne sono resi conto, a livello comunale tutti i comuni se ne sono resi conto, c'è una truffa enorme. Prima, quando c'era la vecchia TARI o la TIA, il gestore se ne faceva carico, ma si faceva anche carico del rischio di impresa, degli insoluti. La TARI è la nuova tassa per i rifiuti e in realtà c'è anche lo spazzamento delle strade dei comuni. Era la vecchia TARSU, la vecchia tassa dei rifiuti, sulla quale arrivavano le bollette e si pagava lì. Adesso passa all'interno dei bilanci del comune. Ogni comune non ci guadagna un euro e non ci perde un euro. Per i comuni è una partita di giro. Devono incassare dai cittadini e devono pagare il gestore. Il gestore della nostra regione sono IREN ed ENIA. Ma mentre prima c'erano due fattori. Uno, facevano la fattura direttamente i gestori e quindi tutti gli esercenti, tutti i commercianti si potevano scaricare l'IVA. Adesso non è più possibile, quindi tutti i commercianti, tutte le industrie devono pagarsi in più l'IVA che prima si potevano portare in detrazione. Secondo fattore, a carico di tutti i comuni, tutti, c'è il rischio di insoluto, cioè le persone che momentaneamente non riescono a pagare, oppure i truffatini che non vogliono pagare, non pagano, il comune IRE o ERA paga, pagano tutti, e quindi si devono far carico di questi insoluti. Non è cosa da poco. Per noi abbiamo fatto una previsione di 1.800.000 di perdite. Cioè, e prima queste perdite manco che... Se le beccavano IREN ed ERA. Ah, e adesso c'è il capo al... ai comuni. Beh, ci ha guadagnato. Alla grandissima. Sì, ma tanto noi Parma non avevamo debiti, quindi non ci fa tanta paura. Siamo riusciti a realizzare 350 alloggi pubblici in più, abbiamo fatto più di 1.000 e più di 100 incontri pubblici, ma poi ci sono anche delle piccole cose, 1.200 alberi piantumati, non è poco, cioè sono piccole soddisfazioni, magari all'80% dei cittadini non gliene fregherà niente, ma tutti
tutti noi, tutti i nostri figli ne potranno beneficiare. Il sito del comune è al 100% trasparente, e anche qui una piccola chicca, sempre del tu ci vogliono bene. C'era un sito nazionale che faceva la graduatoria della trasparenza. Bene, noi abbiamo preso, siamo andati nel sito e noi eravamo al numero uno, i primi, Parma, 100% trasparenza, perfetto. Avevamo dato la notizia, appena data la notizia, sono andati altri siti e hanno detto no, non è vero, Parma non è al 100%, non è il numero uno. Hanno cambiato il sito internet e noi siamo finiti sesti. Era un fallimento. Beh, non c'è stato niente da fare. Ci hanno detto no, peccato, non siete voi i numeri uno. Vabbè. Ma sì, ma sono altri comuni. Tutto questo, oltre a questo, devo dire la situazione iniziale di Vitoria. Eravamo partiti con un debito tra quello del comune e quello delle partecipate che ammontava a 875 milioni di euro. Nel 2012 siamo riusciti, anche grazie a questo qui sì, al governo che ha dato la possibilità ai comuni di poter pagare senza sforare il patto di stabilità, siamo arrivati a 590.000. Nel 2013 siamo arrivati a 550 milioni di euro di debiti complessivi. Meno 37% di debiti, ma dobbiamo anche dire cioè, com'è, cioè adesso sono i debiti prevalentemente verso le banche e delle partecipate che devono ancora pagare dei fornitori, ma i fornitori del comune di Parma che aspettavano dal 2012 di essere pagati sono stati pagati e i nuovi, cioè non c'è neanche una fattura insoluta, abbiamo pagato tutti. Però vi volevo raccontare anche le difficoltà sono interne al comune. Stando al governo uno se ne rende conto di più e secondo me qualsiasi governo, anche a livello nazionale, qualsiasi ministro deve fare i conti con il personale che ha di governo. Noi rispetto all'amministrazione precedente abbiamo molti meno dirigenti. Loro avevano, non so se qualcuno conosce, gli articoli ex 90, gli ex 110, beh, prima cubavano lo stipendio dei dirigenti con i premi per 3 milioni e 6, adesso a noi cuba 2 milioni e 2 e adesso andremo ancora a meno. No, allora quelli che scadevano con il mandato del sindaco sono stati fatti fuori, noi di nostre persone fidate di qua di là non ne abbiamo assunte, noi abbiamo fatto la selezione per una persona che è il segretario generale che è obbligatorio per tutti i comuni almeno per ora, ma si deve accedere ad un altro segretario generale. Abbiamo fatto una selezione perché incredibilmente ci sarebbe una parente da parte. Il comune di Parma, visto che aveva pochi problemi debitori, non aveva il responsabile del servizio finanziario. No, non è così, è che ce l'aveva, poi era il commissario. Ma il commissario sapeva già che avrebbe vinto il PD, che sono stati affrontati dalla provincia di Parma. Aveva fatto la domanda di trasferimento. Cioè per farvi capire, perché questo è il problema. Per farvi capire, perché questo è il problema della pubblica amministrazione. Cioè tu quando metti il sindaco, la giunta e poi c'è il comune, automaticamente hai anche tutto un substrato di dipendenti comunali che ti porti dietro e che sono quelli che fanno il lavoro in comune. Come sindaco tu puoi, ex articolo 90 e 110, assumere altri dirigenti di alto livello che paghi abbastanza e che hanno anche dei premi. Il comune di Parma, quando loro sono entrati, aveva preso un certo numero di dirigenti, perché glielo permetteva la legge, sì, ma che non erano magari potenzialmente neanche necessari. Loro quando sono arrivati hanno creato il loro staff, diciamo, tra la giunta e alcuni dirigenti li avete messi in mano, avete messo il segretario generale per concorso, hanno messo una persona che aveva determinate caratteristiche, ma hanno comunque risparmiato sul bilancio perché non hanno preso questi dirigenti, perché il lavoro di questi dirigenti poteva essere fatto all'interno della gestione stessa del comune. Quindi,
anche in virtù di questo loro hanno risparmiato dove? Nel surplus di soldi che dai in bonus eccetera ai dipendenti che sono dirigenti di alto livello. Il cancro, e lo diceva mi sembra anche prima Michela Montevecchi, è appunto, risiede non soltanto a livello apicale, a livello di politico, a livello di chi amministra, ma anche a livello di chi è nelle stanze che lavora, all'interno dei comuni, all'interno dei ministeri. E noi vogliamo un cambiamento, abbiamo nel nostro immaginario c'è un cambiamento culturale, ma anche di responsabilità di queste persone che invece di prendersi la responsabilità degli atti, di firmare le delibere, di dare documenti in fretta al sindaco o alla giunta, qualora richiesti, spesso frenano il lavoro perché politicamente magari sono contrari alla giunta o al sindaco in questione. Quindi è anche difficile per la politica, per far vedere un altro risvolto, perché esiste anche un substrato di persone che comunque tirano la carretta indietro, diciamo. Invece noi vorremmo entusiasmo anche all'interno della pubblica amministrazione stessa e vorremmo che le persone che sbagliano, i dirigenti e i dipendenti che sbagliano, e questo nella pubblica amministrazione non avviene, paghino, come dovrebbe essere normale che sia. E questo è anche un altro problema della pubblica amministrazione, che per legge paradossalmente le norme ci sono, le norme della pubblica amministrazione in Italia sono tra le migliori esistenti al mondo, però qual è il punto? È che un dirigente che lavora male deve essere giudicato da un altro dirigente. Ma qual è il dirigente che denuncia il lavoro fatto male da un dirigente sotto di lui? Cioè, è tutta una condizione che fa sì che alla fine le persone siano deresponsabilizzate e lavorino peggio. Lui Marco vi ha fatto un esempio adesso di come si può ottimizzare il lavoro, però sta tanto anche ai singoli individui, ai singoli cittadini essere responsabilizzati e lavorare nell'ottica del bene comune. Per questo meccanismo qua, appunto, dei non è che ce ne siamo voluti lavare le mani, abbiamo detto, secondo noi non è giusto che la politica entri nel merito del dirigente. Quindi cosa abbiamo detto? Cosa abbiamo fatto? Esiste in tutti i comuni un numero di valutazione. Noi, come giunta, la nostra giunta ha dato l'incarico al numero di valutazione di fare una graduatoria con la cosiddetta pesatura delle posizioni organizzative. Le posizioni organizzative sarebbero i quadri, i livelli intermedi, cioè non sono dirigenti ma non sono neanche piegati. Prima prendevano tutte le posizioni organizzative nostre il massimo che era 13.000 euro. Però prendeva 13.000 euro, faccio un esempio vero, chi aveva sotto di lui 52 persone, quindi posizione organizzativa da organizzare lavoro di 52 persone, e c'era chi sotto di lui non aveva nessuno, e noi abbiamo detto forse che prendono 13.000 euro sia l'uno che l'altro non è proprio corretto. Quindi no, è l'anno, è in più all'anno, è in più, cioè il premio tu hai impiegato di me di posizione organizzativa, per quell'anno hai la posizione organizzativa, vengono riconosciuti 13.000 euro in più. Noi abbiamo fatto delle pesature, abbiamo detto un minimo massimo 2.500-13.000, 5 parametri, e abbiamo fatto valutare al numero di valutazione quali erano le posizioni organizzative, i posti, non le persone, i posti che meritavano questi premi. Poi abbiamo fatto la selezione, ognuno si poteva candidare per quelle posizioni organizzative. Questi sono lavori che, detti adesso, raccontati adesso, sono anche semplici, ma ci abbiamo messo un anno. E comunque una certa resilienza, o meglio, la resistenza da parte interna c'è stata, perché le persone dicevano ma cavolo, ma prima i soldi ce li avevo, io facevo bene il lavoro, mi davano i soldi, perché mi volete dare meno soldi? E andate a spiegare, guarda che forse quelli soldi che ti davano prima, forse non erano proprio tutti meritati, perché se uno deve dare l'identità di servizio, io spero che non stiate vedendo i streaming, però al vigile urbano, perché deve stare in strada, fa servizio in strada, quindi bisogna dargli un premio in più. Abbiamo detto forse il vigile urbano, quando ti sei candidato a fare il vigile urbano, ci dovevi pensare prima, oppure le persone che lavorano negli sportelli che devono prendere l'identità di sportelli, cioè dei premi. Anche lì abbiamo cercato un discorso della meritocrazia, però è duro, il discorso è veramente molto duro. Io adesso devo andare via. Mi sono piaciute moltissimo le parole di Nunzio,
che conosco dal 2009 e che smetta di parlare. Io sono assolutamente per evitare i conflitti, però Nunzio, una cosa ce la dobbiamo dire: in questo giro qua delle regionali ci sono delle persone meravigliose, ci sono delle persone che non conosco, non le conosco, mentre l'altra giornata le conoscevamo tutte, ogni candidato di ogni singola provincia, e il fatto che non ci sia Andrea De Franceschi per me è un enorme dispiacere. Per noi oggi è un'occasione in più, infatti, per ringraziare Andrea per il grosso lavoro che ha svolto. E io mi auguro... perché comunque ha dato tanto al movimento e noi dobbiamo valorizzare anche le persone oltre che il ruolo che svolgono. Una persona che comunque, avendo lavorato tanto e avendo fatto tante battaglie per i cittadini nell'ottica del bene comune, comunque conserva dentro di sé una conoscenza e un'esperienza che assolutamente noi non possiamo permetterci di perdere. Quindi io non so come si possano organizzare i candidati adesso in una campagna elettorale, mi auguro che chiedano tanti consigli ad Andrea, si facciano aiutare, che Andrea comunque in qualche modo possa essere parte integrante del gruppo, perché ripeto, davanti al progetto, sì c'è il progetto, ma ci sono anche le persone, perché le persone valide fanno e portano avanti un progetto valido. Io su questo mi dispiace. Ma... Mara. Vorrei dire una cosa io. Dai. Mi chiamo Renato, vengo da Palma, intanto vi ringraziamo tanto dell'accoglienza, che è stata molto carina, avete organizzato una bella giornata. E da tempo noi abbiamo un'idea di organizzare a Palma comunità che vorranno aiutarci, una manifestazione sul territorio contro i tagli da Roma ai comuni. Che noi adesso mi spiace che sia e Furlo, che viviamo in una battuta, e questo è un argomento secondo me che è abbastanza attuale. Quindi se Davide, che ha già dato del tuo a collaborare, se va qualche mesetto si organizzava bene, si parlava già, se parlano in primavera è questa, teniamoci in contatto, diciamo legge, perché oggi ho capito ancora di più che è molto importante. Io chiuderei. No, ma abbiamo detto una cosa, non sa dire altro, ma c'è... Verso le 7 dovevamo chiudere, invece che ragazzi si chiudono stamattina là, perché è mio io ho toccato niente. Ho chiuso tutto quanto?
io non ho toccato niente qui. No, ma è finita? Sì, direi che siamo arrivati. Game over. Siamo arrivati alla fine. Bene, ringrazio tutti coloro che hanno partecipato a questa diretta streaming e ci vediamo al prossimo evento. Ciao a tutti.